Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il secondo video in collaborazione con altri canali piccoli come il mio. Ovviamente tutti i canali che partecipano a questa iniziativa, io scriverò appunto metterò il loro link giù nell'info box, così potete andare a conoscere anche le altre persone che partecipano a questo progetto. Questo è il video relativo agli acquisti naturali o biologici del mese di ottobre. Perché abbiamo deciso di fare questa collaborazione? Abbiamo deciso di unirci per via delle politiche di YouTube che tendono a schiacciare i canali piccoli e noi in questo modo cerchiamo di farci pubblicità a vicenda. Ovviamente chiunque vuole partecipare è liberissimo di farlo, può scrivere a me o alle altre persone e quindi niente, parto. Mi sembra un po' strano girare un video, è esattamente un mese che non giro, non sono stata bene e continuo a non stare bene, devo dire la verità. Olivia, oggi il gatto lo vendo, giro il video e poi lo vado a vendere. Vi dicevo, continuo a non stare bene, quindi non ho avuto granché voglia di fare acquisti, devo essere sincera, e poi ho avuto anche delle spese, quindi... E quindi ho quattro cose in croce, a parte le palline di Olivia che le uso per tirargliele in modo che, insomma, così non va a toccare il cavalletto della videocamera. Allora, parto con due prodotti per la casa. Sono due prodotti che io utilizzo da anni in realtà, però li avevo finiti e li ho ricomprati, mi trovo benissimo. Allora, uno è lo spray multiuso di Winnis, ecoallergenico, nickel tested, testato anche al cobalto e al cromo, vegan ok, per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. Io con questo prodotto mi trovo molto bene e io lo utilizzo per qualsiasi mobile in realtà e compro sempre questo, non compro spray multiuso diversi, mi trovo bene e l'ho riacquistato. Un altro prodotto per la casa, sempre di Winnis, è questo qua che è il brillantante per la lavastoviglie. Anche questo è ipoallergenico, testato ai tre metalli di prima, vegan ok, bla bla bla, sono 250 ml. Io non ricordo il prezzo, devo dire la verità, né di questo né dell'altro. Comunque il prezzo è abbordabile e anche questo mi piace molto, quindi vado sempre a ricomprare questo. Devo dire che non ho mai provato nient'altro come brillantante, comunque questo è ecologico ed è anche buono. Poi sono andata da Ipersop. Di questi casomai vi scrivo il prezzo perché lo scontrino l'ho osservato. Praticamente è uscita questa nuova linea, perché io non l'avevo mai vista, è vegana, è senza parabeni, siliconi, oli minerali, coloranti, testato cromo, cobalto e nickel, è un cosmetico biologico, eccetera eccetera. Quindi non mi sembra di vedere la certificazione, però comunque ha un buonissimo incio, un buon prodotto. C'era tutta una linea dedicata al viso, corpo e capelli, ho preso due cose. Allora, la marca si chiama Ecobios Natural Beauty ed è questa qua, si trova appunto da Ipersop, costa pochissimo, tra l'altro tutti i prodotti erano in sconto, quindi l'ho pagato ancora meno, e io ho preso il Dermo Shampoo Biologico Idratante Rinforzante con Aloe Vera e Melograno da 300 ml, eccolo qua. E poi ho preso il detergente viso biologico idratante illuminante, sempre aloe vera e melograno, da 150 ml. Mi sembra di aver visto solamente questa linea aloe melograno, devo dire la verità, non mi sembra di aver visto altre linee. Comunque mi incuriosivano molto i prodotti, c'era anche il tonico, il latte detergente, l'acqua micellare, il balsamo, insomma c'era un po' di robetta, ho scelto questi due. E quindi niente, questi erano i miei acquisti del mese, spero che insomma vi siano piaciuti. Se avete dei consigli, avete provato i prodotti di questo marchio, fatemelo sapere. Io ringrazio tutte le persone che partecipano a questo progetto e ringrazio anche voi per aver guardato il video, e quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!